Buongiorno. Va bene, entriamo subito in argomento. Un organismo vivente, come diceva poco fa il professor Giron, viene concepito in prima istanza come un insieme di molecole tenute insieme da forze di qualche natura, in primo luogo forze chimiche, e che però si trovano a organizzarsi in un ambiente che il cui componente principale è l'acqua. Cioè, se si vanno a studiare la composizione molecolare di un organismo, si vede che il componente molecolare più abbondante è appunto l'acqua, che nel caso dell'organismo umano adulto rappresenta più o meno, sapete, grazie al fatto che esistono gli individui, i numeri non sono fissi, oscillano in determinati intervalli, ma la percentuale sulla massa totale dell'organismo rappresentata dall'acqua è intorno al 70%, varia da un organo all'altro, è di meno nelle ossa, di più nel cervello, e però è intorno al 70%. Però la massa vuol dire poco, perché negli incontri chimici quello che conta è il numero di molecole. Cioè, supponete che io abbia un sistema fatto soltanto da due tipi di molecole, A e B. Supponete che A, in unità opportune, pesi 10 e B pesi 1000. Le due specie molecolari sono in ugual numero, cioè ci sono tante molecole di A quante di B. E questo è importante per gli incontri molecolari. Il fatto che una pesi 10 e uno pesa 1000 vorrà dire che in peso A è l'1% del totale e B è il 99%. Però questa cifra è, diciamo, misleading in inglese, dice, porta a confusione, sì, è fuorviante, grazie. Perché in effetti A e B sono di ugual numero, soltanto che A è leggero e B è pesante. Allora, tenendo conto che la molecola d'acqua è molto leggera, cioè unità atomica pesa 18, e invece le altre molecole, proteine, DNA, eccetera, pesano molto, ma molto di più, si arriva a migliaia, decine di migliaia di unità molecolari, allora quello che conta è la concentrazione molare. Allora, da questo punto di vista, le molecole d'acqua sono il 99% del totale e tutto il resto, proteine, grasso, zuccheri, acidi nucleici, ormoni, vitamine, chi più ne ha più ne metta, sommati insieme sono l'1%. Allora uno si può chiedere, ma perché mai i biologi si sono concentrati sull'1% e hanno dedicato molto minore attenzione al 99%? Non sarà che anche nella biologia c'è quella tendenza classista che c'è anche nelle scienze sociali, per cui uno si concentra sulle classi dirigenti e trascura la massa? C'è un eminente uomo politico italiano che diceva che la storia la scrivono le minoranze illuminate. E si vede che la biologia molecolare ha la stessa opinione, per cui le minoranze illuminate sono gli acidi nucleici e l'acqua e la massa. Però, se uno studia la storia, vede che di tanto in tanto le masse inerti entrano nella storia e determinano sconvolgimenti spaventosi. Quindi, non è saggio trascurarle. E quindi, sulla base di questa concezione, vediamo un po' tutta questa a cosa può mai servire. Non è un puro solvente, anche perché i solventi in qualche ruolo lo svolgono. I vecchissimi chimici che parlavano in latino ai loro tempi dicevano che substantia non ha un demisi soluta, cioè le molecole non interagiscono a meno che non siano disciolte. E perché mai dovrebbero essere disciolte? Che gli fa quest'acqua? D'altra parte, se noi guardiamo un po' alcuni dettagli, siamo stupiti dal vedere. Per esempio, supponete che un chimico in laboratorio prepari in ambiente anidro, cioè privo di umidità, privo di acqua, una specie proteica, una proteina. La proteina che risulta, quindi ci sarà una polvere, che risulta le proteine,
esaminate con opportuni metodi microscopici, non mostrano avere una conformazione particolarmente ordinata, cioè sono delle sorte di catene di lancetti che assumono una forma qualsiasi, non particolarmente ordinata. Se però io su questa onde faccio cadere gentilmente senza provocare turbolenze dell'acqua, vedo che quando la quantità d'acqua versata supera una soglia, al di là di una certa quantità di acqua versata, miracolo, la proteina si ordina, si acropola, assume una forma ben specifica ed elegante, senza che abbia fatto altro. Cioè l'unica cosa che devo fare è aggiungere l'acqua. Cioè l'acqua, quindi, ha un'azione dinamica sulla struttura molecolare, fa qualcosa. Cosa fa e come lo fa? Innanzitutto sembra strano che possa fare qualcosa, perché immaginate queste molecoline d'acqua piccole piccole, che siano 18, quindi possiamo immaginare un insieme di bambini che è capace di modificare la forma di un gigante. Perché una proteina rispetto alla cioè per ogni proteina data, le molecole d'acqua sono numerose, quelle che ci stanno intorno. Si calcola, per esempio, proteina è fatta dall'unione, dalla giusta posizione di tanti componenti che si chiamano aminoacidi. Per ognuno di questi aminoacidi ci sono decine di molecole d'acqua associate. Ma in una proteina gli aminoacidi possono essere centinaia, se non migliaia. Quindi pensate che ci saranno alcune migliaia di molecole d'acqua per ogni proteina. E queste molecole d'acqua, uno si immagina, ognuno opererà indipendentemente dalle altre, per i fatti suoi. Come fanno a coordinare il loro intervento in modo da produrre un risultato ben definito? Perché ben definito, la proteina si avvolge con uno specifico angolo ben determinato di avvolgimento, che è sempre quello, non è suscettibile. Cioè c'è il coordinamento che viene messo. E com'è possibile questo? Allora ci domandiamo, vediamo un po' le molecole. Come e perché si possono coordinare tra di loro? Che mezzi hanno per coordinarsi? Vabbè, quando le molecole arrivano in intimo contatto tra di loro, cioè si toccano a una distanza dell'ordine del raggio molecolare, certamente le forze che agiscono sono le forze chimiche, cioè le nuvole elettroniche delle molecole toccandosi e mescolandosi si ristrutturano e danno luogo a differenti specie. E questa è l'unica interazione che la biologia molecolare prende in considerazione. Ed è certamente esiste, e giustamente c'è un professor Gironi, tutte le conseguenze che sono state fatte dagli studi di biologia molecolare sono tutte giuste. Ma proprio perché sono tutte giuste, fanno giuste. Io recentemente dentro di filosofia latina ho tenuto una conferenza a cui ho dato un titolo provocatorio che è il seguente: e il titolo era questo, è il titolo di cui sono fiero: una teoria esente da errori è certamente sbagliata. Perché? E perché la parola errore ha la stessa radice della parola errare, che significa andare in giro, guardare. E le scoperte si fanno quando uno va in giro e guarda, cioè erra. Se invece va diretto, con un treno diretto da accedere, da figlie, da rame, produce B, produce C, eccetera, è già pago di paraocchi. Quindi tutto quello che dirà nell'ambito dato è giusto, però non esce dall'ambito dato. Quindi ignora un bel po' di cose. Viceversa, uno che si guarda intorno ha il rischio di fare singole affermazioni errate. Si può sbagliare su qualcosa, tipo Cristoforo Colombo che pensava di andare in India e invece è andato in America. Vabbè, però se una scoperta ha fatto. Mentre quelli che stanno attenti a dove mettere le piede e rimanevano sempre in Europa e non scoprivano mai niente. Quindi, anche dire la sciocchezza
che partendo verso ovest si arrivava subito in India, che non era giusto, anche se aveva un fondamento, se la terra è tonda, uno forse andava verso ovest e arriva all'India. Però prima di arrivare all'India c'erano altri posti dove arrivare perché non si conosceva. Ebbene, questa è stata la base per una scoperta. Allora, anche qui, se noi pensiamo un momento a quali altri organizzazione le molecole possono avere, corriamo il rischio di dire, andando avanti qualche stupidaggine, però nell'insieme andiamo nella direzione giusta. Il mio maestro di fisica teorica, mi sono molto grato, mi diceva, la cosa importante non è non fare errori, ma farne un numero pari. Di maniera che si compensano le
della radiazione che viene emessa. Così Terzo avrebbe dato una, non un'idea, ma una fantasia di come funziona il meccanismo dell'emissione elettromagnetica. Va bene, allora gli atomi e le molecole sono fondamentalmente delle antenne e quindi emettono radiazione elettromagnetica, come si vede dalla spettroscopia, cioè esaminata da si vede che ci sono radiazioni elettromagnetiche. E allora uno vuol dire, ma questi campi elettromagnetici che poi vanno lontano, sapete, la televisione, non possono essere responsabili di un ordinamento a lunga distanza. Infatti questa domanda non è insensata e i primi che se la posero furono i fondatori dell'elettrodinamica, cioè Marconi, Tesla. Marconi concepiva tra l'altro il corpo umano come un insieme di oscillatori elettromagnetici tenuti in oscillazione da un certo campo interno, tanto è vero i famigerati esperimenti sul raggio della morte, ma se io allora una radiazione esterna posso interferire su questa attività elettromagnetica delle parti del corpo umano e farlo morire. Per fortuna gli esperimenti non hanno avuto successo. Perché? E perché questa è l'idea in principio, che in effetti vedremo c'è qualcosa di giusto, però non va preso in modo superficiale. Guarda fatto in modo superficiale, che se uno prende delle molecole disgiunte, queste molecole emettono in modo più o meno casuale. Se i moti delle molecole sono molto casuali, anche le emissioni saranno casuali e quindi io avrò tutta una situazione di mutue sollecitazioni casuali e come tutte le cose casuali si tagliano a zero. E il risultato è nulla, cioè è un caos che è in contrasto col concetto di ordine che invece è quello che si osserva osservando un momento. In effetti, anche se guardiamo le cose dal punto di vista chimico, noi abbiamo delle cose a cui pensare, cos'è se volete ingenue, ma qui di solito gli esperti che non sono ingenui non pensano. Ecco la ragione per cui di solito le grandi svolte nelle varie discipline le fanno i non esperti. Per esempio la fisica quantistica, la formula di un chimico non è fisica. Altri, per esempio il tutt'altro campo, il fondatore della teoria della deriva dei continenti in geologia era un meteorologo. Perché? Perché di solito gli esperti conoscono i dettagli, ma non si pongono mai le domande ingenue. Questa è una domanda ingenua. Allora, come fanno le molecole nell'organismo vivente a incontrarsi e a fare reazioni? I tecnici si sono invece concentrati su fare, danno per scontato che si incontrano, è chiaro che si incontrano. E allora sapete, una volta che si sono incontrati, cosa fanno? E tirano fuori tutte le sequenze di reazioni chimiche, tutte giuste, le prende, che danno luogo ai vari processi biologici. Respirazione implica che c'è tutta una sequenza di reazioni chimiche, cioè tutto ben verificato, tutto giusto. Però il ragazzino ingenuo è ignorante, e quindi ingenuo, e quindi che si pone le domande profonde, si chiede, va bene, ma le molecole si incontrano, e come si incontrano? Se non c'è un coordinamento dei loro movimenti, si incontreranno in tutti i modi possibili. E siccome le molecole non sono reazioni chimiche con chiunque, cioè ogni molecola può fare reazioni chimiche con chiunque, non ci sono limiti. E quindi se una molecola si agita, lei nel ciclo biologico dovrebbe incontrarsi la molecola A, dovrebbe incontrarsi con la molecola B, ma mentre sta muovendosi in cerca della molecola B gli si para C davanti, un'altra molecola che non c'entra niente, gli dice con aria pezzosa, te la faresti una reazione chimica con me? Perché no? La fanno e fanno un altro ciclo biologico. Per cui il ciclo biologico che era in corso è il ciclo biologico in base al quale io poi mi grattavo una guancia e invece non mi gratto più la guancia, ma mi fatto una mano. Questo può succedere.
che i movimenti del molecole non possono essere casuali, ma sono coordinati. E chi li coordina? L'unico agente possibile conosciuto in fisica, se vediamo dal punto di vista conservatore di escludere cose che non conosciamo, ma se vediamo, ci fondiamo su quello che conosciamo, cioè è l'unico agente a lunga distanza, quindi non di contatto, ma capace di operare a distanza tra le molecole e il campo elettromagnetico. E sì, ma come fa il campo elettromagnetico, che anche lui è emesso in modo casuale dalle molecole, perché è connesso con i movimenti delle molecole, ad agire? Questo è il problema. Adesso, questo problema ha trovato in questi ultimi decenni soluzioni attraverso il seguente meccanismo, che prende il nome di coerenza. Coerenza significa che un gran numero di componenti coordina i propri comportamenti, cioè rinuncia alla propria indipendenza ed entra in un ambiente. E la cosa si fonda sulla fisica quantistica. Perché? Perché a differenza della fisica classica, che si fonda sul principio di inerzia, secondo il quale un corpo non cambia il proprio stato di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga una forza specifica, e quindi vuol dire che tutti i mutamenti in natura richiedono un demiurgo esterno che applica le forze al momento opportuno e produce. Se noi vogliamo invece che questo mutamento sia spontaneo, cioè non richieda l'intervento di un agente esterno, e quindi che toglie la materia dalla sua passività, fondamentalmente la fisica classica attraverso il principio di inerzia concepisce la materia come un oggetto passivo, il quale fa le cose solo se può cogliere per fare, ma da solo non fa nulla. Noi sappiamo, mi sentite di ogni tanto queste divagazioni, che questo non può essere vero. Paragoniamo per esempio un'automobile con il serbatoio quasi a secco e un gatto a fondo, quindi stanno nelle stesse condizioni. Nell'automobile, nel serbatoio ci stanno pochi decilitri di benzina e nello stomaco del gatto ci sta quasi niente. Quindi entrambi hanno bisogno di fare un pieno. Però qua delle funzioni diverse, perché il gatto usa le ultime gocce di energia che gli sono rimaste per girare intorno e cercare il cibo. L'automobile non usa i pochi decilitri di benzina che gli sono rimasti per cercare il più vicino distributore. Cioè, ho bisogno di attirarla o spingerla, insomma, bisogna portarla al distributore. La fondamentale differenza è che l'automobile è un oggetto passivo, cioè il gatto è un oggetto attivo. E allora qual è la base fisica di questa differenza? Cioè, come fanno? Cioè, la differenza fondamentale tra un organismo vivente, un corpo non vivente, e l'organismo vivente è dotato di movimento spontaneo, di automovimento. Si muove da fuori. L'automobile, non so, si può dire, facciamo questo altro esperimento, prendo con la mano sinistra una pietra, con la mano destra un gatto, apro le mani simultaneamente, i due cadono. E un fisico meccanicista può osservare con soddisfazione con la roba tra la mano che impiegano esattamente lo stesso tempo a arrivare al fondo. Cioè, vedete che il gatto e la pietra obbediscono alle stesse leggi? E no, finché c'è stata la caduta, ma quando entrambi hanno raggiunto terra, la pietra era scaduta e il gatto ha una pluralità di possibilità, può scappare, può aggredirli, può fare tante cose. Cioè, il prosieguo dell'esperimento è diverso, il che fa vedere che le leggi sono in parte uguali, ma in parte diverse. Allora, come nasce questo automovimento per cui gli organismi viventi e le parti degli organismi viventi producono?
in questo secondo caso, qual è l'origine del suo movimento fondato? Capisce che vi sono un bel po' di domande a cui deve rispondere, quindi uno non deve riposare sugli allori, anche se ha capito correttamente quali sono le basi chimiche alla base degli accadimenti biologici, però deve capire tutta questa auto-organizzazione, quindi che determina il movimento spontaneo della materia vivente, come può avvenire. Allora, torniamo ora alla fisica quantistica. La fisica quantistica in che cosa differisce dalla fisica classica? Abbandona il principio di inerzia, non in media, ma cioè ogni oggetto quantistico è dotato di fluttuazione spontanea, che vuol dire non indotta da forza, cioè da solo si agita, cioè l'organismo oggetto fisico in fisica quantistica, a differenza di fisica classica, c'è l'uomo in Parkinson, cioè da solo, questo è la differenza. Benissimo. Allora, naturalmente ogni corpo ha la sua oscillazione che è assolutamente casuale. Ma a questo punto già uno dei fondatori della fisica quantistica, il famoso chimico, che accennavo all'inizio, Walter Mertens, si pose la domanda giusta. Ma è possibile che differenti oggetti possano sintonizzare tra di loro le loro oscillazioni e oscillare in fase, cioè trasformare il morbo di Parkinson in un morbo in cui ci questa domanda lo si era posta nel 1916 e nei decenni successivi questa domanda ha trovato una risposta positiva, nel senso che si è scoperto che attraverso le interazioni che avvengono in generale verso campi che nel gergo tecnico si chiamano campi di Gage, di cui il campo elettromagnetico è un esempio. Il campo elettromagnetico è l'unico campo di Gage a cui gli atomi sono sensibili. Se passiamo invece a altre particelle, i quarchi, i neutrini, eccetera, ci saranno altri campi di Gage diversi dal campo elettromagnetico che sono loro. Però siccome noi parliamo unicamente degli atomi, adesso noi parliamo di atomica, ci concentriamo in l'unico campo di Gage che può operare, che vuol dire campo di Gage. Campo di Gage significa un campo tale. Permettetemi di salvare una domanda. Uno può dire, gli oggetti quantistici, sì, però se mi guardo intorno non vedo nessuno che finisce, a meno che non si sia preso un litro di grappa, una causa esterna. Allora uno dice, perché gli oggetti fisici sembrano classici anche se non lo sono? Cioè, com'è possibile che queste fluttuazioni, l'esistenza di queste fluttuazioni, deve essere inferita da un'evidenza indiretta, cioè dalla termodinamica sostanzialmente? Che la ragione è che, accontentatevi di questa spiegazione autoritaria, se non ci fossero le fluttuazioni quantistiche, l'entropia diventa. Siccome l'entropia non è infinita, vuol dire che c'è come fare queste cose. E non c'è altro, perché sennò entriamo in un discorso piuttosto complesso che richiede un problema. Quindi accettate la crescente di questi che vi ho detto. Su come è nata, come è venuto in mente. Da questo discorso. Perché se fosse stato vero il principio di inerzia, l'entropia dell'universo sarebbe necessariamente. Quindi questo sta avvenendo una contraddizione logica tra la meccanica e la termodinamica classica. Per evitare questa contraddizione logica bisognava rilassare il principio di inerzia e ammettere che i corpi fossero fluttuanti. Ma uno si domanda, ma perché non la vediamo direttamente con i nostri occhi la fluttuazione? La dobbiamo solo dedurre da un'evidenza indiretta. E qua arriva la spiegazione. Perché queste fluttuazioni avvengono a una velocità altissima, ben superiore a quella della luce, perché l'annuncio dei neutrini non è un annuncio stupefacente, non si sconvolge niente. Cioè è ammissibile. Poi vi dico il limite della velocità della luce a chi si applica.
finita le trasmette in tutto l'universo. Per cui un dato con un frattempo può fluttuare e la sua fluttuazione viene drenata via da questo campo. Questa è la spiegazione ortodossa. E quindi il tutto sta e rientra a questo punto nell'ambito del numero, cioè quelle cose che esistono, ma non ci possono vedere. Per cui l'apparenza è un'apparenza classica, e quindi questo spiega perché la fisica classica sembra riprodurre il fenomeno, però questa apparenza di riproducibilità richiede tutto questo meccanismo complesso. Ma come facciamo noi a renderci conto direttamente che questo meccanismo è vero? E qua c'è anche l'esperienza della tenerezza, perché in opportune circostanze noi possiamo far sì che questa interazione tra campi elettromagnetici e atomi si disciplini a un aspetto ordinato. In questo modo, quello che si osserva è che il moto delle particelle diventa non più caotico ma rinnovabile, e simultaneamente, contestualmente, il campo elettromagnetico diventa visibile. Allora, gli attori escono dall'oscurità e si vengono. Vediamo come accade la cosa. Adesso non te lo faccio. Mi porto subito. Entriamo direttamente nel caso del moto. Supponiamo che nello spazio di moto ci sia un insieme di molecole una specie di molecola. Ogni molecola può esistere in un certo numero di configurazioni, cioè i suoi nuclei elettroni si possono disporre in vari modi, e ognuna di queste configurazioni ha un certo livello energetico, cioè una certa energia. Lo stato in cui la configurazione normalmente la molecola si forma è quella che ha l'energia più bassa, che è lo stato fondamentale. Le configurazioni altre energia alta, quindi sono configurazioni eccitate, possono essere raggiunte perché poco dia l'energia sufficiente eccitata e si raggiunge. Quando si cessa il fornimento dell'energia, la configurazione decade e si ritorna allo stato fondamentale. Allora, il vuoto, partiamo quindi dalla conclusione della famiglia, è pieno di oscillazioni caotiche, quelle che avvengono da tutti i corpi dell'universo che stanno fluttuando. Allora, nel vuoto, il vuoto è una sorta di pentolone in ebollizione dove si trovano stimoli di energia. Bene, allora, tra questi stimoli c'è anche quello che è capace di eccitare la nostra molecola dallo stato fondamentale in cui si trova a uno stato. E questo accade, esistono fenomeni fisici che lo mostrano. Allora, facciamo però una considerazione su una differenza tra la materia e il campo elettromagnetico. Quanto è grande un atomo? Un atomo è grande più o meno dell'ordine di un centomilionesimo di centimetro. A questa grandezza si dà il nome di angstrom. Un angstrom è un centomilionesimo. Qual è la differenza di energia tra le varie configurazioni che un atomo può assumere? Alcuni elettronvolt, l'elettronvolt è l'unità di misura dell'energia atomica, corrisponde all'energia che un elettrone acquista sotto la differenza di potenziale di un volt. Quindi quanto è? Beh, diamo in caso la molecola, una decina di elettroni. Allora, supponiamo che questa energia venga fornita dal campo elettromagnetico, sapete, in fisica quantistica è concepito come una struttura granulare di cui il singolo granulo chiama fotone. Quanto è grande un fotone? E un fotone è grande quanto la lunghezza d'onda del campo che viene portato. E qual è la lunghezza d'onda di un campo aderente all'energia di 10 elettronvolt, cioè quello capace di eccitare? Risposta 1000 angstrom. Oh. Cioè lo strumento capace di eccitare un oggetto grande, un angstrom, è 1000 volte più grande.
che come segno avessi un cacciavite 1000 volte più grande dell'oggetto. Ed è proprio da questa differenza di scala che nasce la possibilità del coordinamento, la coerenza del coordinamento tra le molecole e quindi in particolare della vita. Perché? Perché l'interazione elettromagnetica è intrinsecamente collettivizzante, nel senso che se la densità di atomi diventa tale che dentro il volume occupato dal fotone, cioè dentro una lunghezza d'onda, ci stanno molti atomi, questi molti atomi sono simultaneamente affetti da uno stesso unico fotone e vengono messi in fase. Capite? Se per avventura le grandezze fisiche, cioè la costante di Planck, il valore della carica elettrica, sono state diverse da quelle che sono in onda, per cui la lunghezza d'onda di corrispondente a 10 elettronvolt invece che 1000 angstrom fosse stato un angstrom solo, tutta la possibilità di coordinamento della natura non ci sarebbe stata. La natura sarebbe stata una collezione di oggetti indipendenti, sarebbe stato il caos primitivo, senza possibilità di evoluzione. Quindi il fiat lux di cui parla la Bibbia deve implicare anche che la lux di cui si parla, la luce di cui si parla, deve presentare questa differenza di scala con la materia, per cui in un fotone capace di eccitare un atomo le dimensioni devono essere tali che dentro questo fotone ci possono cadere moltissimi, i quali automaticamente vengono collettivizzati. Questa è l'origine, da questa proprietà nasce l'origine dei comportamenti collettivi. Allora, seguiamo un momento il nostro discorso. Allora, il nostro fotone che emerge dal vuoto si trova dentro questo insieme. Se io prendo i valori della densità del vapore d'acqua un punto di ebollizione a 100 gradi in atmosfera, cioè che un fotone include 20.000 molecole d'acqua. Allora, cioè queste molecole d'acqua, ne adocchia una, la eccita, quella con un po' si disercita, restituisce il fotone, il quale c'ha due possibilità, o va a eccitare una seconda molecola o se deve tornare in vuoto. Se la densità è bassa, la probabilità che un servitore con il vuoto è alta e quindi non succede niente. Ogni tanto, quindi, dal vuoto vediamo una molecola che si eccita, però poi si disercita e tutto quello. Non è successo niente. Quando le cose stanno così, abbiamo il gas, cioè le molecole restano indipendenti e ogni tanto ci sono delle fluttuazioni, ma che però non danno luogo a nessun esito. Adesso, quando però la densità supera una soglia per cui il fotone che viene emesso da un atomo eccitato necessariamente deve eccitare un altro atomo, allora un cambiamento di stato. Quando è che questo accade? C'è un momento, ma è prima. Chiamiamo P la probabilità che il fotone ecciti un atomo. Sulla base delle leggi basilari della fisica quantistica, questa probabilità è dell'ordine di 1 su 100. È una piccola probabilità. Tant'è vero che il gas sostanzialmente queste fluttuazioni si trovano. Supponiamo che io dentro il volume del fotone ho un numero n. Allora, qual è la probabilità che il fotone, emergendo dal vuoto, ecciti almeno un atomo di questi ordini? Sarà P moltiplicato per P. Benissimo. Quando è che una probabilità diventa una certezza? Quando la probabilità è 1. Allora, P è fissato, N è variabile. Allora, esiste un numero critico di N. Quando P per N diventa uguale a 1, questo fissa il valore della densità, per cui a questo valore della densità ogni fotone che esce dal vuoto viene beccato da un atomo, senza problemi. E quindi ogni fotone che esce dal vuoto ed entra in questo insieme di atomi non ha più la possibilità di ritornare nel vuoto. E come nel gioco del flipper, infatti spesso sapete che è un effetto flipper,
lanciata la botte, quella entra nel labirinto, rimbalza la buttata e non esce più, rimane imprigionata. E allo stesso punto esce dal cuore, entra nell'insieme di aghi, muoveri e acqua che stanno lì, e rimbalza da un altro, cioè ne eccita, poi esce fuori. Però appena uscito fuori viene subito beccata da un altro, e così via. È successo un fatto irreversibile: il vuoto ha perso definitivamente un fotone e la madre ne ha acquistato. Siccome questo prosegue, in breve tempo ognuna di queste molecole che stanno lì avrà il suo fotone privato, che la fa andare in su, in giù, in su, in giù, in su, in giù, per tutti i fotoni. Quando se ne sono accumulati abbastanza, questo insieme di fotoni diventato un campo elettromagnetico che oscilla con la stessa frequenza delle molecole d'acqua, perché le fa andare su e giù. E quindi questo diventa un polo d'attrazione per le altre molecole d'acqua che passano lì intorno, e quindi vengono attirate dentro. E la densità cresce, 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 fino a che non si scontra con l'impenetrabilità dei corpi, cioè le molecole vengono a contatto, non possono entrare l'una nell'altra perché le nuvole elettroniche, per il principio di Pauli, le respingono, e quindi si raggiunge una densità limite che fissa la densità di risonanza. Se vi rendete conto, io vi ho descritto così la transizione per il vapore è lì. Perché? Come si forbidi il vapore a partire dal vapore? In modo semplicissimo. Supponete che sta a una temperatura abbastanza alta, per cui la densità è abbastanza alta, questa sala non sa, sto a 200 gradi, è un acquifero. Allora, il vapore e l'acqua, si insegna l'acqua, sono un po' e abbasso, benissimo. Abbasso la temperatura, quindi la densità sale, ancora gas, 120 gradi, gas, 110, gas, 105, gas, 100,2, gas, 100,0, succede. Tutto questo gas diventa un liquido, ma senza fare nient'altro, è bastato semplicemente, abbassando la temperatura, portare la densità dell'acqua al valore soglia, quella spontaneamente, senza applicare forza, senza fare niente, è diventato liquido. E cos'è il liquido rispetto al gas? È una sostanza 1600 volte più densa. Cioè la distanza media tra due molecole d'acqua nel vapore d'acqua è 36 tesla, nel liquido diventa. Siccome il raggio della molecola d'acqua è un angstrom e mezzo, 3 angstrom è esattamente il doppio, vuol dire che le molecole stanno in intimo contatto, si tocca. Vedete, com'è semplice? Abbiamo capito, il non solo succede poco, se più vero, che simultaneamente dentro l'insieme di molecole c'è anche un campo elettromagnetico. Cioè nel liquido, e quanto sono grandi questi aggregati? Sono grandi quanto la lunghezza onda del campo che insieme. Questi, a questi aggregati abbiamo dato il nome domini di coerenza, perché all'interno di queste regioni tutte le molecole si muovono come in un densi, si muovono in fase, con lo stesso campo. E uscita tra la configurazione fondamentale e la fondamentale è quella. Adesso c'è una peculiarità che la rende diversa. Questo che vi ho detto si applica a tutte le sostanze, quindi è una proprietà universale. Però quello che è specifico della rende specifica è che la configurazione eccitata sta appena al di sotto della soglia di condensazione, cioè della soglia di energia a cui un elettrone viene strappato. Cioè la nuvola elettronica della molecola oscilla tra una configurazione in cui gli elettroni sono fortissimamente legati alla struttura molecolare, quindi non c'è verso di cui l'ambiente nello stato fondamentale, quindi l'acqua è un insolvente assoluto, perché gli elettroni sono così legati che ci vuole un'energia di 12 elettron volte e mezzo, che tale paragine corrisponde all'agitazione termica di una materia a 150.000 grammi. Cioè, se io volessi strappare un elettrone
mezzi tecnici ad una molecola d'acqua dovrei raggiungere una temperatura di 150 gradi. E questo non accade. Allora, quello che era stato fondamentale. Nello stato eccitato invece c'è un elettrone che sta appeso appena appena, però non basta niente e che viene tirato. E quindi nello stato coerente l'acqua è un semiconduttore, è una sostanza che con una piccola oscillazione dura molto tempo, cioè è capace di appunto. E questo è bello. Beh, se adesso domandiamo ai nostri amici biologici molecolari, loro ci dicono che in effetti in un ambiente acquoso esistono fenomeni che loro chiamano di electron transfer, che vuol dire che è facile incorporarsi all'interno. E com'è possibile, per esempio, il ciclo di Krebs, se non si capisce, se non si assume che il sistema è capace di ricevere l'elettrone? E chi gli dà l'elettrone? Mica nella materia elettrica ci sono i metalli. I metalli sono le uniche cose conosciute che danno via elettroni facilmente. E tutte le biomolecole, inclusa l'acqua, in generale i propri elettroni si ritengono stretti nello stato molecolare. E infatti l'acqua subisce questa trasformazione perché non nello stato individuale, ma nello stato collettivo, questo stato in cui le molecole danzano insieme, la danza avviene facendo oscillare la molecola tra uno stato di elettroni che tutte le danno a un altro stato in cui c'è un elettrone quasi libero, che viene dato via. Ed ecco la disponibilità di elettroni che alimenta le reazioni ossidoriduttive che tengono conto del più dell'80% delle reazioni biochimiche che già ci stiamo avvicinando. Questo meccanismo attrattivo di tipo elettrodinamico però deve confrontarsi con un meccanismo opposto di tipo contrario di attrattivo, repulsivo, che viene dalla termodinamica, perché la molecola si muta e ognuno, facciamo una metafora, nel dominio di coerenza è come un dancing in cui tutte queste molecole vanno insieme. Però ci stanno anche molecole che vengono da fuori, che passano, urtano i danzatori e li fanno perdere il passo. Quindi c'è una continua oscillazione tra coerenza e non coerenza. Una data molecola è coerente con le altre per un certo tempo, gli è dato libertà di danzare, fino a che non gli arriva una collisione di qualcuno che gli fa perdere il passo. Quando la collisione è finita, dopo un po' lo riacquista grazie al meccanismo elettrodinamico e ritorna alla rete, ma qualche altro è accessato di essere rete. Quindi la totale coerenza sia solo lo zero assoluto, quando non ci sono collisioni. Quindi a una data per ogni data di temperatura c'è cioè una frazione di è una frazione di molecole che non è coerente e il valore dipende dalla temperatura. Per esempio a temperatura ambiente le frazioni sono all'incirca metà in metà, 50-50%, a 0 gradi centigradi, a 30 gradi la temperatura del nostro corpo sono 40% coerente e 60% non coerente, più o meno. Quindi che cosa vediamo? Vediamo che se io facessi una fotografia in una distanza vedrei tante bollette di volumi di coerenza che sono questi aggregati che in media contengono 6-7 milioni di molecole e negli interstizi tra queste un vapore denso sono le molecole non coerenti di tanto vapore. Siccome però questa struttura evolve velocemente nel tempo, una parola in inglese è flickering, si muove rapidamente, nessun dominio di coerenza riesce a esprimere i suoi aspetti di lungo periodo perché non campa abbastanza lungo. Quindi se uno fa una misura sull'acqua normale a una data temperatura, quello che trova è l'impressione dell'omogeneità, che non è un fatto che è vero istante per istante, ma che emerge come media tendo che ogni misura richiede un certo tempo per essere fatta, quindi ogni misura fa una media. Quando è che la situazione cambia? Cambia di
dice quindi l'acqua normale, anche se ha una dinamica che vi ho detto dal punto di vista termodinamico, questa dinamica non è visibile. Quando è che diventa visibile? Quando vado vicino a una superficie, perché in questo caso l'attrazione di tipo chimico tra la molecola d'acqua e la superficie stabilizza la coerenza, cioè compensa l'azione distruttrice delle condizioni. Allora, vicino a una superficie, e pensate, nella materia vivente non c'è nessun punto dell'organismo che dischi più di una frazione di micron dalla superficie. Quindi abbiamo, quindi le superfici sono fondamentali, per l'acqua pura non ha avuto dall'organismo vivente. Invece l'acqua pura, un sacco di superfici e di questo. Perché? Perché queste superfici hanno un'azione stabilizzante sulla coerenza dell'acqua. E a quel punto i domini di coerenza non durano più una piccola frazione di secondo, ma si stabilizzano in un tempo. A questo punto questi domini hanno la possibilità di manifestare le loro caratteristiche di lungo periodo. E adesso vediamo quali sono queste caratteristiche di lungo periodo, che sono legate al fatto che questi domini di coerenza hanno un campo elettromagnetico intrappolato che funge da agente dinamico. Perché intrappolato il campo magnetico? Perché, come vi ho detto prima, i fotoni non hanno la possibilità, che sono tenuti legati, sono come la pallina. Bene, allora, la regione interessante dal punto di vista della biologia è il bordo del dominio di coerenza, perché fuori del dominio non c'è nessun campo con il bordo. Dentro il dominio c'è un campo forte, ma lì le molecole non si possono muovere, perché sono forte, cioè si muovono in questo lato, ma non possono uscire da questo qua, perché non hanno autonomia. E oltretutto sono così legate tra di loro che nessuna molecola esterna riesce a fare. Invece la situazione importante è sul bordo, sulla rete, perché lì le molecole esterne possono arrivare. E lì il campo elettrico c'ha, il campo elettromagnetico c'ha un jump, c'ha una brusca variazione, cioè passa da un valore alto che ha dentro al valore zero. Noi sappiamo dall'elettrodinamica che le forze che escono dal campo elettromagnetico dipendono dai gradienti del campo, cioè dalle variazioni, non dal valore assoluto, ma dal sotto, dal gradiente. Allora, ho calcolato qual è la differenza di potenziale elettrico che corrisponde alla presenza di questo gradiente, cioè sul bordo del dominio di coerenza. Quante gradi di dominio di coerenza? Vedete, la lunghezza d'onda di onda, il numero è un decimo di micro, quindi è ancora una cosa molto più piccola di una cellula, per lasciando già un aggregato di dominio di onda. Se vado sul bordo e mi chiedo quant'è il salto di potenziale elettrico che quello produce, ovviamente l'esistenza di questo salto dipende dallo stato di eccitazione energetica del dominio, perché il dominio di coerenza a sua volta può ricevere energia da esterno, e ricevendo questa energia in che cosa la trasforma? In energia di agitazione di questi elettroni quasi liberi, i quali producono dei vortici, e questi vortici sono degli stati eccitati della molecola, la quale quindi può in questo modo ricevere energia. Vedremo subito dopo la grande importanza. Allora, data questa decisione, questa differenza di potenziale sul bordo può variare, e varia tra i 50 e i 100 millivolt. Questo è il campo. E se ci pensate, questo è esattamente il valore del potenziale elettrico di un membrano. Allora, vuoi vedere che il potenziale elettrico di un membrano non è la conseguenza dell'esistenza della membrana, ma ne è la causa? Cioè, data l'esistenza di questo potenziale elettrico, altre molecole
possono essere attratte da questa potenziale elettrica, disporsi sul bordo e costruire una membrana. Cioè è il potenziale elettrico che produce sul bordo del dominio di coerenza che produce la membrana, non viceversa. Va bene, questo è un altro sistema. Adesso veniamo a un altro fatto, quello dei vortici. Siccome i domini di coerenza sono immersi in un ambiente dove c'è il sole, tutte le sorgenti di energia, reazioni chimiche, agitazione di carne, questa energia caotica, quindi con entropia alta, può andare ad eccitare i domini di coerenza, producendo questi vortici, i quali invece sono stati coerenti, non caotici, perché gli elettroni, data la coerenza, si muovono in fase. Non solo, ma questo moto, siccome è privo di condizioni, è un moto privo di attrito, non decade, ma può durare molto a lungo. Allora, se il flusso dell'energia esterna permane, l'energia intrappolata nel dominio di coerenza può crescere. Cioè, molte eccitazioni caotiche vengono trasformate dal dominio di coerenza in un'unica eccitazione. Quindi la cui entropia è più bassa. Ecco il meccanismo delle strutture dissipative di cui parlava prima. Cioè, il dominio di coerenza diventa una sorta di attenuante, diventa una sorta, e questo è legato solo al fatto che lo stato eccitato è appena da luogo agli elettroni liberi. Se non ci fossero gli elettroni liberi non sarebbe vero. Quindi questo è proprio specifico. Quindi il dominio di coerenza è un meccanismo che trasforma energia caotica ad alta entropia in energia non caotica a bassa entropia. E le energie si sommano. E siccome quello dura molto, la vita di questi stati eccitati, c'è possibilità di sommare un numero sterminato, miliardi di eccitazioni. Per cui la filosofia di tutto ciò è come farsi un milione di euro tutto il mondo. Cioè, il dominio di coerenza fa da ergastolo, raccoglie l'energia ambientale e la trasforma in energia che sommando raggiunge i livelli delle energie di eccitazione dell'altra. Allora, supponiamo che a un certo punto, sommando, si raggiunge l'energia di eccitazione di una particolare biomolecola sta piantata sul bordo del dominio di coerenza. Quando si raggiunge l'uguaglianza per risonanza, questa energia è trasferita alla biomolecola che rimane incinta. Stiamo cominciando a capire il meccanismo di alta reattività. Perché? Perché le reazioni chimiche hanno questa riga. I domini di coerenza dell'acqua hanno queste caratteristiche. Uno, con il loro campo elettromagnetico attraggono le altre molecole, le quali quindi per incontrarsi non hanno bisogno di aspettare il punto prossimo, ma vengono attratte non all'ingrosso, ma con una legge ben definita, perché un campo elettromagnetico che oscilla con una certa frequenza attrae le molecole che oscillano con la stessa frequenza e ignora quelle che oscillano con la stessa frequenza. Quindi abbiamo un codice, la possibilità di avere un codice di equilibrio, capito? Che è regolato. Cioè il dominio di coerenza dell'acqua ha una certa frequenza. A quella frequenza attira su di sé tutte le specie molecolari che capaci di oscillare con la stessa frequenza, le quali attirate sulla superficie del dominio si incontrano, ecco il meccanismo, e fanno la reazione. Questa reazione chimica produce dell'energia. Questa energia viene assorbita dal dominio di coerenza e in conseguenza cambia la forma. Avendo cambiato la sua frequenza di oscillazione, le vecchie molecole non sono più attirate, ma sono attirate delle nuove. Vedete che emerge uno schema biochimico dipendente dal tempo, in cui ogni gradino, ogni step di questa sequenza è determinata dalla sequenza precedente ed è determinata anche dai improvvisi afflussi di energia ambientale che vanno a caricare. L'ambiente come entra nella dinamica, cioè se tutto fosse chiuso la dinamica diventerebbe determinista, ma non lo è,
dobbiamo fare contento, dobbiamo fare contento di essere un organizzatore, qua perché tutta questa storia che stai raccontando, io che c'è, cioè le mie macchine che c'è, è quello che è. L'importanza dei campi magnetici, è quello che c'è, che ti ho fatto un po', da dove sei? Riparto l'ospitalità dando un significato all'importanza dei campi magnetici di bassa intensità. Ripeto, perché di bassa intensità? Perché non è importante in questo meccanismo l'ammontare di energia, quello che è importante è l'esistenza di una risonanza. Anzi, l'alta intensità, nella misura in cui può dar luogo a manifestazioni termiche, può essere visto, è molto più efficace in un campo di bassa intensità che uno di alta intensità. Di solito l'alta intensità risponde, la bassa intensità. Adesso, preso il dominio di Coenzer, questo dominio di Coenzer è questo, un campo elettrico, questo campo magnetico, per minimizzare l'energia tende a mettersi, quindi questo va alla direzione del dominio, in modo antiparallelo rispetto al campo magnetico ambientale, in primo luogo il campo magnetico terrestre eventualmente corretto da campi artificiali presenti in grado, quindi il campo ambientale. Allora, il campo, se aggiungo un magnetico, una situazione dove si mette a caso, quindi vicino ad acqua vivente, cioè ad acqua in cui ci stanno, il campo magnetico è sempre più basso. Questo è vero, questo l'hanno osservato molte persone, che nelle vicinanze, per esempio di cascate d'acqua o di acqua vivente, non di acqua morta, l'acqua morta è quella non eccitata, quindi i domini di coerenza non hanno immagazzinato energia, il valore del campo magnetico è più basso e questo ha delle conseguenze fisiologiche. Per esempio, questo può dare ragione ai radiodomanti, i quali, come sono? Adesso lo possiamo fare, non c'è nessuna magia. L'organismo vivente è sensibile ai radiodomanti. Una sorgente d'acqua vorticosa produce un campo magnetico e quindi l'organismo vivente lo percepisce. Non percepisce l'acqua stagnante. Una volta in televisione fece un esperimento per sputacare i radiodomanti. Allora mise sul pavimento dei tubi che portavano acqua, ricoprirono il pavimento con un capovolto di legno e poi chiamarono un felice radiodomanti quanto il pavimento che si sarà fatto pagare. E li invitarono a provare l'acqua che venne trovata. E grazie, l'acqua che scorreva nel tubo non era acqua. Non dava un luogo forte, cioè era acqua quindi tranquilla, che non produceva nessun campo magnetico, e che non dovevo fare. Il radiodomante percepisce solo l'acqua turbolenta, non l'acqua stagnante, quello non lo percepisce. E l'acqua turbolenta, perché? Perché l'acqua attraverso i suoi vortici eccita i domini di coerenza, li carica e quindi li rende sorgenti di un campo magnetico, il quale può essere. E si dà il caso che la sensibilità di un essere vivente ai campi magnetici è più alta della sensibilità degli strumenti artificiali, con l'unica eccezione dello squid, che è un essere, e grazie allo squid è stato rivelato quello che sto dicendo adesso, cioè che l'acqua turbolenta produce un campo magnetico, che l'organismo vivente, che viene solo al secondo posto dopo lo squid, come capacità di capire, questo è il segreto di una parola, non c'è nessun dubbio. Tornando alla via, questo campo magnetico, tutti i campi magnetici, prende gli ioni, e noi sappiamo un sacco di elettroni e li fa ruotare in tondo attorno al dominio di coerenza. E le orbite, per analogia con lo strumento chiamato ciclotrone, si chiamano orbite ciclotrone. Ciclotrone siamo un po' meno, la particella che gira molto. Allora, attorno ai campi magnetici, funziona come un ciclotrone, il campo magnetico prodotto dal dominio di coerenza fa girare
Dio intorno. Adesso questi girano con una certa frequenza di rotazione, di numero di giri che fanno in un secolo. Adesso supponiamo che io dall'esterno arrivo un fuoco e applica un campo magnetico che ha la stessa frequenza della frequenza di ciclotrone di questo. Il risultato è che i due campi si compensano e l'ognuno viene estratto dalla forma e si allontana. Però lo ione finché ruota attorno a ogni ricorrenza aveva un certo momento angolare, grandezza che in fisica si deve conservare. Dato che io ho eliminato il momento angolare degli ioni attraverso l'estrazione, si mettono a ruotare gli elettroni del domino di coerenza. Quindi si forma un vortice. E questo diventa un modo per caricare il domino di coerenza. Cioè, è probabilmente il modo che la natura ha scelto per la biologia, perché il modo un po' caotico, come dicevo, cioè quello in cui i domini di coerenza ramazzano tutta l'energia ambientale, si chiama, sicuramente è un modo possibile, però è un modo ancora caotico, perché di ogni dominio di coerenza si carica in modo diverso da noi. Se io voglio avere invece una coerenza tra i domini di coerenza, cioè voglio avere i domini di coerenza che operano tutti sullo stesso lato, in modo che un aggregato loro può fare una cellula e non è che è questo. Cioè, perché dal dominio di coerenza può partire con architetture che avvengono finalmente organismi e quindi ho bisogno di produrre una regolarità del dominio di coerenza. Quindi ho bisogno di avere un metodo di caricamento energetico dei domini di coerenza più possibile. E dato che il campo magnetico terrestre ambientale è abbastanza uniforme, cioè non cambia molto dentro il volume di un particolare elemento, questo permette di avere un caricamento omogeneo, perché la concentrazione di elettroni che almeno all'interno di un particolare organo è piuttosto costante. Il campo magnetico è piuttosto costante, quindi il numero di ioni che gira attorno a ogni domino di coerenza è quello stesso. Il campo magnetico che lui applica è un campo magnetico macroscopico, quindi è un campo che va da un centimetro all'altro, piuttosto costante, e quindi questo meccanismo carica i domini di coerenza con una legge uniforme su tutti, assicurandone un comportamento coerente. Quando si perde il duale, si ha la logica. Cioè, ogni pezzo opera per conto proprio e quindi c'è una dispersione di energia. Una patologia, la biochimica non è più controllata come prima, i processi casuali entrano in gioco e cominciano a risolvere. Se invece uno riesce a disciplinare questo, quali sono i campi magnetici esterni che la natura di solito ha operato? Beh, quelli ambientali. In primo luogo, quelli che si chiamano i modi di Schumann, i modi Schumann sono le oscillazioni del campo magnetico che si producono nello strato tra la superficie terrestre e la ionosfera per effetto in primo luogo dei fumi, cioè di tutta l'attività magnetica che viene fuori. Allora la condizione di equilibrio si ha per particolari valori delle frequenze, per esempio la più bassa è 7 Hz, poi ci stanno dei multipli, queste sono le frequenze di Schumann. Guarda caso, le oscillazioni della materia vivente sono sintonizzate su queste stesse onde, le onde cerebrali risuonano con i modi di Schumann. Che vuol dire? Che nella storia dell'evoluzione delle specie la materia vivente ha usato i modi di Schumann come mezzo di. Quando siamo in studio,